come l'osteopatia può dare benessere agli organi. Tutti noi siamo esseri emozionali. Ognuno di noi, in base alle proprie tensioni che ha, alla propria emotività, riesce ad accumulare delle tensioni di vita dovute in parte allo stress lavorativo, in parte alla vita familiare, in parte all'aumento di ritmi di vita. E che cosa succede? Tutto questo acuirsi, tutto questo aumentare di stress si va a somatizzare su ogni distretto viscerale. Ogni organo è un punto particolare per ogni emozione. Ma che significa? Non che non dobbiamo provare emozioni. Al contempo, la somatizzazione, il continuo, il tempo, lo stress su questi segmenti produce nel tempo delle tensioni che possono essere pesantezza, gonfiore addominale, stanchezza. Spossatezza, tutti questi disturbi non indicano che siamo vecchi, ma essenzialmente che il nostro corpo, come una macchina, ha bisogno semplicemente di una messa a punto viscerale. Allora, che cosa è successo? Dimmi tutto. Allora, praticamente io sinceramente mi sento un po' stressato ultimamente, no? Quindi tra lavoro, studio, sport. Prima di continuare, fammi sapere se anche tu soffri di stress e scrivilo nei commenti. È un po' macello e quindi ho pensato magari se l'osteopatia mi potesse aiutare anche a diminuire un attimo lo stress a livello proprio del corpo. Vediamo bene assieme, cerchiamo di inquadrare il caso e capiamo automaticamente il da farsi. Vediamo un po', vieni a pancia in su senza magliettino. Senza magliettina. Vieni un pochino più sopra. Allora, prima di inquadrare il caso è giusto fare una precisazione. I disturbi dello stress sono essenzialmente soggettivi e spesso sono dovuti alla qualità di vita, allo stile di vita, alla nostra emotività, alle emozioni, alla vita familiare, alla vita lavorativa e al nostro concetto di rilassamento. Molto spesso, e te lo spiego tranquillamente, noi presentiamo due sistemi nervosi. Abbiamo il sistema nervoso simpatico, attacco-fuga, e il sistema nervoso parasimpatico. Ovviamente, quando uno è alto, l'altro è basso. Il sistema parasimpatico interviene per il rilassamento, quando dormiamo, quando mangiamo. Il sistema ortosimpatico è il sistema che interviene maggiormente quando noi viviamo l'emotività attacco-fuga. Spesso, ed è sempre così, questi due sistemi vivono in simbiosi. Quando uno si alza, l'altro si abbassa, e quando uno si abbassa, l'altro si alza. Cosa succede? A volte, per eccesso di vita lavorativa, eccesso di stress, si mangia male, si fa una vita stressante, la fidanzata ti fa arrabbiare, il fidanzato ti fa arrabbiare, i figli ti fanno arrabbiare. Tutte queste situazioni accumulano, fanno accumulare tensioni sul nostro sistema. Fino a che non presentiamo disturbi a volte, che spesso si possono manifestare a livello digestivo. Infatti non ti nascondo che spesso una persona stressata può manifestare sintomi quali gonfiore addominale, eruttazione involontaria, difficoltà a digerire, stitichezza, come anche al contempo l'eccesso, l'opposto. Spesso sono i primi. In questi casi si fanno dei lavori, le soluzioni possono essere tante, poi le andiamo a inquadrare, ma la figura dell'osteopata, come può intervenire l'osteopata in questa figura, in questa situazione, in questo caso, l'osteopata può lavorare facendo quei lavori che vengono definiti lavori periferici sul sistema nervoso, andando a toccare, lavorare con determinate manovre specifiche, ad hoc, anche la pressione deve essere ad hoc, determinati punti dove il sistema nervoso può essere intercettato. Intercettando quei punti particolari si vanno a creare quelli che vengono chiamati l'omeostasi del sistema nervoso, che significa se una persona è più ortosimpatica, nel caso suo, si sente molto stressato, non riesce a digerire, ce l'ha spiegato prima, non è che io li vado ad abbassare il sistema orto o li vado ad alzare il sistema parasimpatico, io vado semplicemente a regolare i punti dove il sistema nervoso viene intercettato. A quel punto sarà scelta del sistema nervoso se abbassare il sistema attacco-fuga ortosimpatico o innalzare il sistema parasimpatico. Io vado semplicemente a creare un reset. Poi sceglie il corpo come organizzarsi. Lo vediamo insieme. Allora, devi calcolare che, innanzitutto evitiamo di fare trust. Devi calcolare che la maggior parte delle problematiche sul sistema dovute allo stress dobbiamo andare a intercettare il nervo vago. Il nervo vago è il sistema che intercede su tutti gli organi, praticamente comanda tutto quanto il corpo. Quindi, da dove parte il nervo vago? Sinceramente esce dalla struttura del forame giugulare.
quindi prende tutta la parte del cranio posteriormente. Quindi uno dei primi step che potremmo iniziare ad attuare è quello di lavorare sulla struttura craniale. Ti è capitato mai di avere spesso mal di testa quando ti aumenta lo stress? Sì, ma ancora di più mal di collo, cioè proprio la cervicale, una cosa assurda. Andiamo a lavorare. Spesso può capitare, come sembra già in questo caso, perché lo stiamo esaminando ora per la prima volta, spesso può capitare, come appunto in questo caso, che il dolore alla cervicale non dipende proprio dalla cervicale, ma dal fatto che tutte le strutture presenti sopra, in questo caso il cranio, sta comprimendo contro la cervicale. Quindi in questo caso la cervicale può essere o causa, ma non lo è, o vittima di un qualcosa che sta lavorando male. Gli sto andando ad allentare le tensioni centrali. Facendone un lavoro che vanno a lavorare a pinza quasi sulla parte posteriore, che mira al rilassamento, all'apertura dei canali nervosi. Anche a livello della mandibola sento un po' di tensioni. Mo' allentiamo, vediamo un po'. E come hai detto prima, a livello dello stomaco molte proprio sento un po' di acidità, comunque nausea negli ultimi giorni soprattutto, sono stati giorni molto intensi. Controlliamo. Sì. Andiamo per ordine. Il secondo step che va spesso lavorato è il sistema dello SCOM, lo sternocleidomastoideo. È un muscolo lunghissimo che parte dalla mastoide, sternocleido, e si attacca sulla parte della clavicola, fino a, con rami anche sullo sterno, permette l'inclinazione e la rotazione laterale. Non è questo il punto. Sotto quel nervo gli passano essenzialmente i due fasci, che poi ci sono i fasci faringei, laringei, del nervo vago, nervo fondamentale. In questo caso, con delle pressioni molto dolci, stiamo andando a liberare la struttura che sembra effettivamente più bloccata a sinistra. A sinistra calcola che ci passa essenzialmente l'esofago. Altro punto che crea un collegamento col sistema parasimpatico, lo sterno. Sotto lo sterno continua la biforcazione del nervo vago. Il nervo vago in questa maniera ha quasi una torsione in senso rotazionale, affinché abbiamo il nervo vago di destra che innerva determinate strutture, il nervo vago di sinistra automaticamente poi scende e innerva altre situazioni. Questo viene quasi definito un lavoro dolce, anche se peso 90 kg. Struttura fondamentale. Oltre in campo orientale, emozionale, rappresenta uno dei chakra fondamentali, il chakra del plesso solare. In campo anatomico abbiamo semplicemente la correlazione tra nervo vago di destra, abbiamo la correlazione con l'arteria aortica, abbiamo la correlazione con l'arteria epatica, abbiamo la correlazione con l'arteria gastrica, quindi comunque un flusso continuo di sangue, nervi, ma il punto fondamentale dove si va a intercettare il nervo vago, perché ha la famosa bocca dello stomaco. Stiamo andando sempre con pressioni millimetriche precise in relazione a dove noto è più bravura dell'operatore, in base a come si riesce a intercettare la problematica. Stiamo andando a detendere tutti i fasci nervosi per fare in modo di andare a creare una liberazione di relax in una persona che sta avendo in questa situazione un disturbo un po' più legato allo stress. Che poi ripeto, le cause dello stress possono essere tantissime. Ognuno di noi ha delle cause sue in relazione al suo stato emotivo. Quindi non è che uno nasce stressato, ognuno ha la propria emotività. Altra struttura che si va a intercettare sono gli psoas. Spesso la maggior parte delle persone che sono molto stressate hanno un sistema splancnico, il sistema splancnico è il sistema viscerale che non funziona benissimo, quindi stitichezze, rotazione involontaria, la pancia si gonfia totalmente, sembrano non trovare pace e sono
quelle persone che poi automaticamente quando si fanno un'ecografia non c'è nulla di patologico, perché in realtà non c'è nulla di patologico, è solo che il sistema viscerale non sta lavorando benissimo. Perché? Da chi è comandato il sistema viscerale? Dal sistema nervoso parasimpatico, il nervo vago. Quindi in realtà quello che noi stiamo andando a creare, ad emulare, a stimolare in determinate situazioni, che lo deve fare semplicemente lo specialista, è il nervo vago, in maniera periferica. È un po' fastidioso? Lo so. Un po'. Questa è l'unica un po' cattiva, però. Ritorno sulla fascia addominale per allentarti le ultime tensioni gastriche e andiamo un po' a ricontrollare poi tutto. Beh, già meglio, dovresti sentire meno dolore rispetto a prima. Sì, ma mi sento molto più rilassato in generale, un po' in tutte le parti che ho toccato. Ti riprendo tutto per arrivare sopra. Già molto meglio qua. Vediamo. Molto più scarico qui, ma buono. Vediamo un attimo qua. Ti ricontrollo giusto il cranio, ma a livello biomeccanico ha un'ottima mobilità. Allora, prova a venire piano piano seduto. Fai 2-3 respiri, tranquillo, leggero, rilassati. E dammi una sensazione su come ti senti. Non mi aspetto il 100% immediatamente, ovviamente, però mi sento molto più rilassato di prima, cioè proprio a livello di articolazioni mi sento molto più libero. Ecco, libero è la parola giusta. Buono. In realtà questo è un caso dove non abbiamo utilizzato nessuna manovra articolare, quindi a volte chi chiede ma osteopatia si possono anche non fare manovre articolari? Abbiamo il caso. Abbiamo lavorato essenzialmente, grazie a... è solo anatomia, cioè ho riprodotto il libro anatomico in realtà sul suo corpo. Siamo andati a inquadrare solo un caso, lavorando sul sistema nervoso, intercettando un disturbo, non è una patologia, che la persona aveva, e provandola a far stare meglio nel minor tempo possibile. Ovviamente la situazione non è risolta, un caso del genere andrebbe valutato all'incirca tra 15 giorni e, se va bene, a distanza di 3 settimane. Si dà alla persona qualche consiglio su come non rimodulare tutto quanto, la situazione è risolta. Consiglio per chi ha una vita molto stressante. Spesso tendiamo a sottovalutare i gesti involontari come semplici, ma vi posso assicurare, e ci sono tantissime ricerche scientifiche a riguardo, che dedicare 3 minuti al giorno, 3 minuti nel quale si esegue una respirazione di 7 secondi tra ispirazione ed espirazione, con occhi aperti e occhi chiusi, come la si voglia fare, produce un effetto rebound importantissimo sul sistema del corpo e sul sistema nervoso, provocando di conseguenza, a nostro favore, un totale rilassamento del corpo. Provalo.